Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati con un nuovo numero della Ferrari F1 Collection. Non so come faccio a non confondermi i nomi, vi dico che a volte succede, perché stiamo facendo praticamente in successione ogni collezione, ne stanno uscendo tantissime, che come sempre vi avevo già annunciato sui miei social. Mi raccomando, vi lascio qui sotto, andate a lasciare un bel pollicione se volete essere sempre aggiornati non solo su tutto quello che esce sul canale, ma anche su tutte le novità che arriva in edicola. Come detto, ieri abbiamo fatto la 312B di Clay Regazzoni. Oggi facciamo questa meravigliosa, devo dirvi, 625F1 di Trentignan. E poi abbiamo l'Alfa Tauri ancora, ho il casco di Leclerc, ho anche la Fast and Furious Collection. Veramente tantissime cose da farvi vedere. Speravo che agosto potevamo rallentare un pochino. In realtà sta uscendo praticamente tutto il mondo ad agosto, veramente di fuoco. Ragazzi, ma come sempre, prima di iniziare questo video, io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollicione in su. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Inoltre vi ricordo che qui sopra vi lascio la playlist della Ferrari F1 Collection, dove potete trovare tutti i numeri che abbiamo fatto e dove troverete anche tutti quelli che usciranno. Mentre qui sotto vi ricordo del gruppo Telegram Visio TV Modellismo. Molto importante se siete appassionati di Formula 1, di modellismo e volete condividere con noi la vostra passione, è sicuramente il gruppo che fa per voi. Ragazzi, dunque, bando alle ciance, ci spostiamo sotto, andiamo a scoprire questa nuova Ferrari. Perfetto ragazzi, via, andiamoci ad aprire questo nuovo numero. Stavo pensando, raga, quando finiranno queste collezioni io probabilmente sarò molto triste. Sicuramente ne usciranno delle altre, però insomma sta diventando veramente una cosa, proprio una routine, no? Quando si interrompono le cose, quando finiscono, si è sempre un pochino tristi. Comunque, uscita numero 59, la 625F1 Maurice Trentignan 1955. Il prossimo numero, ragazzi, la 156F1 di Philil 1961. Ragazzi, questa è proprio tanta roba, ovviamente la metteremo in collezione. Allora, la 625F1, devo dirvi che quell'anno, nel 1955, la Mercedes la fece proprio da padrone, dominò il campionato, però la Ferrari nel 55, appunto, proprio con Trentignan, andò a vincere il Gran Premio di Monte Carlo. Sapete che comunque è sempre molto prestigioso vincere il GP di Monaco, quindi nonostante la macchina non riuscì a competere per il mondiale, però insomma strappò un bellissimo primo posto nel Principato di Monaco. È proprio questa la vettura, quindi adesso la andiamo a scoprire insieme. Vediamo la vincitrice di Monaco 1955, la Ferrari 625F1 Maurice Trentignan. Ragazzi, devo dirvi, l'avevo già vista in edicola, sono molto molto simili. Queste degli anni 50, raga, hanno una qualità praticamente standard e ad occhi magari inesperti sono praticamente tutte uguali, perché alla fine poi si cambia lo scarico, si cambia la forma aerodinamica, però diciamo che fondamentalmente le macchine sono tutte molto simili. Immaginate, insomma, gli anni 50, gli sviluppi come erano molto più lenti, i regolamenti cambiavano anche più lentamente, di conseguenza le Ferrari facevano anche più anni, no? Abbiamo visto delle macchine che magari lo stesso modello con piccolissimi aggiornamenti correva anche 3 anni di fila, 3 mondiali di fila. Comunque ragazzi, per quanto riguarda le sospensioni, mi sembrano abbastanza buone, come anche le gomme e la scultura. Sono stati realizzati tutti quanti i rivetti, che come sapete è un dettaglio che a me piace veramente tanto, perché rende molto più reale il modello. Abbiamo gli scarichi neri che, come potete vedere, passano sotto l'auto e arrivano fino alla parte posteriore, non ci sono sulla parte destra, quindi li abbiamo soltanto a sinistra. L'interno del cockpit, abbiamo il volante con il logo Ferrari di colorazione marrone, quindi a simulare il legno, e abbiamo anche diverse decals sulla strumentazione. Sulla parte sinistra possiamo vedere quella che credo sia la leva del cambio, non so perché a sinistra, però sicuramente la leva del cambio. E qui abbiamo quello che anche in questo caso non abbiamo la certezza, credo neanche voi, perché poi nessuno me l'ha mai confermato o smentito, quello che dovrebbe essere il bocchettone della benzina. La Ferrari è la numero 44, peraltro guardate che belle anche queste prese d'aria posteriori, anzi queste più che prese d'aria sono proprio sfoghi di aria calda. Ragazzi, il modello è carino, sicuramente niente di super, insomma non possiamo gridare al miracolo, però come detto anche la macchina originale sicuramente non ha tantissimi dettagli, di conseguenza per questa scala 1 a 43 mi sembra abbastanza fedele. Ok,
Ragazzi, quindi adesso la reinserisco all'interno della sua teca protettiva. Vi abbasso un pochino la camera. Eccola qui, la 625 F1. Ragazzi, mi raccomando, come sempre, fatemi sapere che cosa ne pensate. Se l'avete presa, sempre un bel commentino qui sotto. E dunque, cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale, premere sulla campanellina per stare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. E se questo video vi è piaciuto, lasciate un like meraviglioso. Mi raccomando, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, se vi è piaciuta questa macchina, se state continuando la collezione, sempre un bel commentino qui sotto. Io vi do appuntamento con il prossimo numero. Vabbè ragazzi, sarà un'altra Ferrari, come abbiamo detto, storica, bellissima da mettere in collezione. E devo dirvi che mi sa che domani facciamo una pausa con le Ferrari, perché domani apriamo il primo numero della Fast and Furious Collection. L'abbiamo già visto noi sul canale, però insomma adesso è uscito per tutti in edicola. Me l'avete chiesto veramente in tanti quando sarebbe uscito in edicola. Vediamo di non far cadere tutto e quindi mi sembrava giusto riproporvelo. Ragazzi, sempre super sintonizzati, mi raccomando. Qui da Visi è davvero tutto. Io vi mando un grosso saluto. Ciao ciao.